Matteo Bianchi sta salendo insieme a noi al primo piano di Palazzo Estense. Dunque, questo ballottaggio non è andato come speravi. Che cosa è mancato? Ma in realtà abbiamo confermato i voti del primo turno. È stato bravo Davide Galimberti a acquisirne di più per la sua coalizione rispetto al primo turno, appunto. Quindi io credo che ci sia poco da recriminare, nel senso che una campagna elettorale è stata una campagna elettorale entusiasmante, fatta tra la gente, in mezzo alla gente, insomma, più di così non potevamo fare, ecco. Davide Galimberti dice una sconfitta della Lega di Salvini. Salvini è venuto più volte, ma a quanto pare non è servito. È vero? Ma io sono leghista da sempre, sono orgoglioso del mio leader Matteo Salvini, così come sono orgoglioso del nostro ministro Giancarlo Giorgetti. Il loro sostegno sicuramente è stato utile a tenere alta l'attenzione e a mostrare compattezza di un centrodestra che vuole essere protagonista, Varese come a livello nazionale e a livello regionale. Quindi io li ringrazio, li ho ringraziati e li ringrazierò sempre. Che tipo di opposizione sarà? Un'opposizione responsabile, fatta da persone serie, rimarrò in consiglio comunale e dovremo cercare di aprire ad una coesione che è quella che manca da troppo tempo per la città di Varese. Io credo che Davide Galimberti, se fosse attento, come credo, come mi auguro, al tema della coesione, possa aprire ad una posizione per i gruppi di opposizione, appunto, per esempio la presidenza del Consiglio Comunale. Abbiamo disperato bisogno di rendere questa città più coesa. Dici giustamente, sei un leghista da sempre, sei fiero del tuo leader e molto organico il tuo partito. Il tuo partito però ha sofferto, non ha raggiunto il 15 nella sua città, nella sua culla. Allora, che cosa è successo e soprattutto da cosa ripartire? Servono gesti di discontinuità? Ma ci sono momenti in cui si sale, in momenti in cui si scende, elezioni che si vincono, elezioni che si perdono. Si vince insieme, si perde insieme. Bisogna fare tesoro degli errori del passato. Io credo che siamo di fronte ad un momento straordinario perché abbiamo ricreato entusiasmo nella città di Varese, entusiasmo intorno alla mia candidatura, entusiasmo delle tante persone che mi hanno sostenuto, quindi dobbiamo partire da qua. Ecco, questo credo che sia la cosa più importante, il patrimonio che abbiamo consolidato in questi mesi.